Quanto costa investire? Una guida ai costi dei prodotti bancari e finanziari, una parte dei quali sono nascosti. In questo video vediamo insieme quanto effettivamente costa investire, quali sono le tipologie di costo che incidono sui rendimenti dei nostri investimenti, cosa fare per riconoscere questi costi e qual è il vero problema di pagare costi eccessivi sui propri investimenti. Facciamo un passo indietro brevemente. Perché investiamo? Allora, tutti investiamo tendenzialmente per ottenere un rendimento, un guadagno. Se no, non investiremo, non prenderemo del rischio e toglieremo i soldi dal nostro conto corrente per investirli. Se non fosse fatto per ottenere un rendimento, siamo tutti d'accordo con questo? In poche parole, tutti desideriamo che 100.000 euro investiti diventino 150.000 euro, 200.000 euro, 300.000 euro nel corso degli anni. Se non ci fosse questo desiderio, che in realtà è anche una necessità per proteggersi dagli effetti dell'inflazione, ripeto, nessuno investirebbe sui mercati finanziari, che comportano anche dei rischi. Rischi che si possono certamente conoscere, gestire e ridurre. Ad esempio utilizzando una corretta diversificazione o utilizzando per i propri investimenti un corretto orizzonte temporale, tendenzialmente di lungo termine rispetto a un orizzonte di breve termine, che non è neanche un investimento. Qual è la bella notizia di tutto questo? Che storicamente tutte le tipologie di asset class hanno offerto dei copiosi rendimenti nel corso degli anni. Ma di che rendimenti stiamo parlando storicamente? Si parte allora dal circa il 4% del mondo obbligazionario nel suo complesso, per arrivare a 9-10% del mercato azionario broad-based, quindi super generalizzato. Insomma, io non ho problemi a sostenere che i mercati finanziari e il capitalismo di fondo che li governa siano una delle invenzioni più geniali dell'essere umano, nonché il sistema economico migliore possibile. Adesso arriveranno i commenti sull'Ixi che è un perfido capitalista. Ebbene sì. Qual era la bella notizia dei rendimenti possibili? Ma c'è anche una brutta notizia. La brutta notizia è che non è così facile ottenere tutti questi rendimenti che i mercati finanziari sono pronti a offrirti nel corso degli anni. Esistono infatti quattro nemici che minacciano costantemente i tuoi rendimenti. Ne ho parlato all'interno di un webinar e ti metto il link nella descrizione. Ma te li anticipo un po' questi nemici che vanno a minacciare i tuoi rendimenti. Il primo è sicuramente l'inflazione, nemico numero uno. Il nemico numero due è il rumore di fondo che c'è attorno ai mercati finanziari. Quindi la giostra di informazione inutile e confusionaria. Il nemico numero 3 siamo noi stessi, ovvero il nostro istinto, la nostra emotività. Quando all'interno della nostra vita siamo tenuti, siamo portati, siamo chiamati a prendere delle scelte finanziarie, ovvero delle scelte che riguardano i soldi, noi stessi siamo i nostri primi nemici. Il nemico numero 4, che è quello di cui parleremo oggi, sono i costi dei prodotti finanziari. Ora, ti basta conoscere della matematica di base per capire il perché i costi dei prodotti finanziari uccidono il tuo potenziale rendimento, sempre e comunque. Ora, abbiamo visto prima che un mercato azionario adeguatamente diversificato in un orizzonte temporale adeguato offre dei rendimenti tra l'8 e il 10% all'anno, a seconda della serie storica di dati che si tiene in considerazione. Ma se il prodotto di investimento con sottostante azionario che ti è stato venduto, può essere un fondo comune di investimento, una gestione patrimoniale, una polizza unit linked, e questo prodotto ha un costo del 3% all'anno, o anche di più, il tuo rendimento, quello che ti porti alla fine dei giochi a casa, sarà molto più basso rispetto a quell'8% che magari offre il mercato. Mi sembra evidente, il mercato offre l'8, tu devi pagare il 3 come costo per investire su quel prodotto finanziario, il tuo rendimento diventa del 5% ad esempio. In buona sostanza, il rendimento che ti offre il mercato finanziario può andare a dimezzarsi in virtù di questi costi. E la differenza tra il rendimento ottenibile e il rendimento ottenuto, magari in un piano di investimento di lungo termine per la tua pensione, può essere di centinaia di migliaia di euro, o anche milioni, a seconda della cifra che uno investe. Un 3% all'anno magari non ti potrebbe non sembrare così tanto se non sei particolarmente avvezzo a queste tematiche. Nell'esempio che ti ho fatto prima, alla fine tu potresti dire, vabbè, mi rimane un 5% di rendimento, va bene così. Meglio di nulla, no? No, non è così per due motivi. Ecco cosa succede infatti nel corso degli anni, nel corso del tempo, per questo costante esproprio dei tuoi risparmi per costi inopportuni ed eccessivi. Questo altro esempio qua, con una commissione annua, con una commissione di gestione annua del 2,50%, su una piccola cifra, 10.000 euro investiti, si paga ogni anno una commissione annua di 250 euro. Poco male, in 10 anni... questi 250 euro diventano chiaramente 2.500 euro, 250 ogni anno, gli anni sono 10, capisci bene che 2.500 euro sulla cifra inizialmente investita di 10.000 euro sono tanti, ci potrà essere un rendimento?
ma il rendimento è incerto, questi costi sono certi. Ogni anno, puntuale come un orologio svizzero, come le tasse, ti viene addebitata questa cifra qua. E su 10.000 euro, che è una cifra minuscola per investire, sinceramente già pesa. Ma vediamo cosa succede su cifre ben più elevate. Su 100.000 euro, questa commissione annua, in questo esempio del 2,50%, ce ne sono di molto più alti, di prodotti finanziari molto più costosi, pesa quindi per 2.500 euro all'anno, su soli 100.000 euro, che è una cifra media per investire, sinceramente, non parliamo dei grandi patrimoni. 2.500 euro ogni anno vanno via in questi costi qua. In 10 anni quanto sono? Matematica di base, ti dicevo, 2.500 per 10 anni di un ipotetico investimento, 25.000 euro che prendono la via delle tasche di chi ti ha venduto questi prodotti finanziari. Con tanto 25.000 euro, sinceramente, in 10 anni, su un importo iniziale di 100.000 euro. Ma ancora vediamo cosa succede quando gli importi sono ancora più dignitosi. 500.000 euro, mezzo milione, con dei costi al 2,50%, sono 12.500 euro all'anno. 12.500 euro all'anno, sinceramente, insomma, tu conoscerai il tuo bilancio personale, se hai mezzo milione da parte, sono tanti soldi. Ti fai una vacanza in più, ti fai mille altre cose, sinceramente, che destinali, ripeto, le tasche di chi ti ha venduto questo prodotto finanziario, che se ha dei costi al 2,50%, non esito a dire che è un prodotto spazzatura per definizione. L'ultimo esempio, con chi ha ad esempio 2 milioni di euro da investire, costi al 2,50 significano costi annui di 50.000 euro. 50.000 euro prende ancora più alle balle pagare questi costi qua, in 10 anni sono 500.000 euro. Praticamente, in tutti questi esempi, dopo 10 anni un quarto se ne va via, ovvero 2,5 all'anno per 10 anni sono un 25%, un quarto se ne va via in questi modi qua. Sei ancora convinto quindi che il 2,5% o il 3% non è così tanto? Ma il secondo punto è più legato al concetto dei rendimenti, ovvero tende a rendere in media, è appunto una media, con tutti i limiti del caso, te li racconto brevemente. Investire sui mercati finanziari in generale e azionari a maggior ragione non ha un rendimento fisso, non è come investire su un conto di deposito, dove ti vai a incassare, che ne so, il 2-3% all'anno, stabile da contratto, o come investire su un'obbligazione a reddito fisso. Non è così investire sul mercato azionario. Ha una media di rendimento, quindi dell'8% all'anno, non ci si arriva 8% ogni anno. Ci si arriva attraverso la volatilità. Un anno il mercato fa più 10, l'anno dopo meno 15 ad esempio, poi di nuovo più 10, poi meno 7. Il punto è che i costi si pagano sia quando i mercati vanno bene che negli anni in cui i mercati vanno male. Quindi cosa significa questo? Appunto che tu pagherai il tuo bel 2-3% all'anno anche quando ci saranno i mercati con segno negativo. E ci saranno gli anni col mercato col segno negativo. Quindi negli anni positivi i costi sono come una zavorra per i tuoi rendimenti. Se il mercato ha reso il 10, tu ti prendi il 7, con dei costi al 3%. Quando i mercati vanno bene, quindi tu comunque guadagni meno del mercato. Ma negli anni in cui i mercati vanno male, cioè i costi sono come una trivella che ti fanno sprofondare ancora di più. Quando i mercati vanno male, infatti, tu perdi più del mercato. Mercato a meno 12, tu chiudi a meno 15. Questo perché, ripeto, i rendimenti sono sempre incerti, i rendimenti sono volatili per definizione, mentre questi costi sono certi. Quindi con un prodotto finanziario che costa il 3% all'anno, tu hai un'unica certezza, che ogni anno paghi il 3% all'anno. Che il fondo vada bene o che il fondo vada male, che i mercati vadano bene o che i mercati vadano male, tu paghi il 3%. Quindi ora approfondiamo un attimino e cerchiamo di capire quali sono i costi che gravano sui tuoi investimenti, sui prodotti finanziari che ti possono essere venduti. La prima tipologia di costo sono le commissioni di entrata o commissioni di sottoscrizione. Ognuno utilizza i nomi che vuole, così si crea anche un po' di confusione e sono difficilmente paragonabili questi costi. Quindi commissioni di entrata e commissioni di uscita, quando si compra e quando si vende. Quindi queste sono delle spese che sostieni, dei costi che sostieni semplicemente all'atto dell'acquisto del prodotto finanziario. Ad esempio, se vuoi investire 100.000 euro e queste commissioni di entrata o commissioni di sottoscrizione ammontano al 2%, questi 2.000 euro, il 2% di 100.000 euro, ti vengono detratte subito, sottratte dall'importo investito. Quindi manco il tempo di investire, tu ci avevi messo 100 sul piatto, investi 98.
Questo è un problema iniziale importante perché vanno proprio a decurtare la base imponibile su cui verranno calcolati i tuoi rendimenti futuri. Cioè, manco partiti, sei già sotto. Solitamente queste commissioni vanno a remunerare, a pagare chi ti ha venduto il prodotto. Poi lascia perdere che tutti si affrettano a dire no, io con i miei clienti non applico mai le commissioni di entrata. Esistono, le statistiche dicono che esistono, che vengono comunque costantemente applicate, quindi non è così, cioè girano ancora queste commissioni di sottoscrizione da anni 90, praticamente una cosa obbrobriosa. Però questi, tra virgolette, sono dei costi una tantum. Ok, da un certo punto di vista, se investi per il lungo termine, potrebbero anche essere ammortizzati dalla lunghezza del tuo investimento. Li paghi una volta e via. Andiamo però a parlare delle commissioni ancora più pericolose, ovvero quelle che paghi ogni anno e sono anche un po' meno evidenti rispetto a queste di sottoscrizione. Parliamo quindi delle commissioni di gestione o spese correnti. Questi costi, ripeto, sono estremamente importanti perché oltre che correnti sono anche dei costi ricorrenti. Ogni anno li paghi. Questi sono quelli che ti ho detto prima, che i mercati vadano bene, che i mercati vadano male, tu 3% ogni anno lo paghi. Quindi a seconda dei costi del singolo prodotto che ti è stato venduto, un 1%, un 1,50%, 2%, 3%, 4%, anche 5%, questa percentuale qua ti viene sottratta silenziosamente e tendenzialmente in maniera poco trasparente dall'importo che hai investito. Ogni anno questo importo ti viene sottratto e viene distribuito tra chi gestisce il prodotto finanziario, quindi solamente solitamente un SGR, quindi una società di gestione del risparmio, e di chi ti ha intermediato questo fondo di investimento, questa polizza, quindi una banca o una SIM. Quindi, dall'esempio di prima, anche tu investi 100.000 euro, costi al 2,5%, ogni anno quei 2.500 euro ti vengono detratti dal controvalore investito. E perché non te ne accorgi bene di questo travaso di ricchezza dalle tue tasche alle loro tasche? Perché non è che questo importo ti viene addebitato sul conto corrente? Cioè, non è che devi pagarlo al tizio che ti ha venduto il prodotto con un assegno o facendogli un bonifico o strisciando la carta di credito. Ripeto, questo importo ti viene addebitato silenziosamente, giorno per giorno, dal tuo importo investito. Non ti viene addebitato poi una volta in un determinato momento all'anno, no? Che magari guardi sul deposito titoli e vedi meno 2.500 euro. Non ti viene addebitato silenziosamente un 365esimo ogni giorno, per capirci. In modo tale che tu proprio non te ne accorgi, anche perché poi i mercati fanno i mercati, cioè il fondo va su, il fondo va giù, un giorno più uno, un giorno meno 0,5, cioè non si capisce cos'è costo, cos'è rendimento, cos'è mercato ribassista, tanto fumo negli occhi. Ci siamo su questo? Quindi investire 500.000 euro a un costo del 3% all'anno significa ogni anno andare a pagare una parcella occulta di 15.000 euro all'anno. Ora, noi siamo consulenti finanziari indipendenti con Planix, ormai l'hai capito. Ha un cliente che ha 500.000 euro, che è una cifra assolutamente normale nella media per una tipologia di consulenza finanziaria indipendente, cioè addebitargli 15.000 euro di parcella, cioè è uno sproposito. Ma non te li darebbe il cliente proprio se fosse a conoscenza che questo fosse veramente il costo del servizio. Il punto è che tendenzialmente le persone che investono 500.000 euro su un fondo di investimento con costi al 3% non sono a conoscenza realmente di quanto vanno a pagare. Questo è un problema di mancata trasparenza, magari ne parliamo dopo. Perché, ripeto, io avendo tanta esperienza di avere a che fare con dei privati che, diciamo, che investono i propri risparmi, cioè fargli staccare un assegno da 15-20 mila euro, insomma, non è proprio banalissimo, sinceramente. Pensate anche voi a dei momenti in cui avete pagato degli importi di questo tipo, insomma, se siete persone normali e non ultramilionari, chiaramente. Cioè, insomma, chi vi vende un servizio se li deve sudare questi 10, 15, 20 mila euro. Nel mondo finanziario e bancario no, perché ripeto, sono dei costi che sono spalmati durante l'anno all'interno, e spalmati e addebitati all'interno dell'importo investito. Quindi dei costi di queste entità vanno a distruggere i rendimenti. Stiamo parlando di questo e nel corso del tempo li vanno a distruggere ancora di più. Vediamo questa elaborazione. Ok, un investimento iniziale di 100.000 euro e un investimento mensile di 1.000 euro al mese in 25 anni. Il rendimento ha un tasso medio del 7%, ok, quei 100.000 euro più 1.000 euro di investimento mensile diventerebbero 1.382.000 euro. Ma vediamo cosa succede con dei costi di gestione al 3%. Significa che quello che ti rimarrebbe in tasca, anziché il 1.400.000 quasi che abbiamo visto prima, in assenza di costi, ti rimarrebbe in tasca la metà tendenzialmente, ovvero 785.000 euro. Ed è una differenza enorme, sono
soldi tuoi, risparmiati, che il mercato ti avrebbe gentilmente offerto, come premio al rischio che hai preso in questi 25 anni. E invece no, te consapevolmente decidi di regalarli al tuo promotore finanziario o alla tua banca. Non è molto 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 da persone sveglie questo. Perché succede così nell'esempio di prima, rendimento del mercato 7%, costi 3%, i costi ti sono mangiati quasi il 50% del tuo rendimento, che ancora sono soldi che ti serviranno in futuro, sono soldi che serviranno ai tuoi figli, ti serviranno per finanziarti la pensione, per le future emergenze, soldi tuoi. Per questa ragione una delle regole fondamentali quando si vanno a investire i propri risparmi è quella di fare estrema attenzione ai costi. Ma di quanto dovrebbero essere questi costi qua? Parlando e rimanendo sui costi dei prodotti finanziari, qualunque prodotto contenitore, quindi che sia un fondo comune di investimento, una polizza, una gestione patrimoniale, che ha dei costi superiori all'1%, deve essere analizzato con estrema attenzione. Per usare un metro di paragone, gli ETF, quindi dei panieri di titoli, dei prodotti contenitore che al loro interno hanno azioni e obbligazioni, acquistate in modo passivo per replicare un indice di mercato, hanno un costo che si aggira tra lo 0,1 e lo 0,2%. L'1% è 10 volte tanto, il 2% è 20 volte tanto, capisci che si va veramente in cose assurde. Oggi, grazie a Dio, si può investire con gli ETF, ne parleremo brevemente alla fine, che costano tra lo 0,1 e lo 0,2%. Quindi un prodotto finanziario che costa oltre l'1% di base è da evitare, signori. Ma oltre alle commissioni di gestione ci sono altri prodotti finanziari che hanno anche le commissioni di performance. Questi costi sono legati ai rendimenti che il prodotto finanziario offre e possono essere abbastanza subdoli. Ad esempio, se il rendimento del prodotto finanziario in cui è investito è superiore rispetto all'indice di riferimento, al mercato all'interno della quale investe, si potrebbe pagare una commissione di performance. Ad esempio, se l'indice italiano, il FTSE MIB, ha reso il 10% e il tuo bel fondo di investimento che ti è stato venduto ha reso il 13%, ovvero ha generato un extra rendimento del 3%, potrebbe esserci una commissione di performance su quel 3%. Tu dirai, mi ha fatto guadagnare più del mercato, la pago volentieri. Sì, ho capito, magari c'è un anno ha reso più del mercato per pura fortuna, tendenzialmente, cioè non esiste la commissione di sottoperformance che ti va a retribuire ulteriormente se il fondo ha fatto schifo rispetto al suo indice di riferimento, quindi la paghi solo in quelle rare e poche occasioni in cui il fondo performa bene. Mentre quando performa a schifo, e nella media performerà a schifo, non è che ti vengono rimborsati i soldi che hai pagato per la performance occasionale, per l'extra performance di quell'anno. Demenziale anche questa roba qua. Ma andiamo un attimino avanti, sono cose che ho già accennato, perché qual è? Allora, il primo problema dei costi è che uccidono il rendimento. E va bene, ok, questo l'abbiamo capito. Il secondo problema, che in realtà è il problema vero, è l'assenza di trasparenza. Perché i costi eccessivi in sé non sono il problema, sono parte del problema. Niente da dire se il cliente è veramente consapevole di quanto sta pagando, di quanto gli costa ogni anno investire i tuoi soldi, e sta bene così, assolutamente disposto a fare un bel bonifico a inizio anno o a strisciare la carta per 15-20 mila euro, e remunerare, retribuire il suo consulente finanziario non indipendente. Qual è il problema? Io sarei l'ultima persona al mondo a dire no, non va bene perché costa troppo. Troppo non vuol dire niente. Il punto è che le persone, tendenzialmente i risparmiatori, non sanno quanto stanno pagando. Lo ripeto, le persone non sono a conoscenza, questo è stato ampiamente rilevato anche dagli organi di vigilanza a livello europeo e a livello italiano, le persone non sanno che questa è l'entità degli addebiti che ricevono sui loro risparmi, il 2 e il 3%. Non lo sanno perché non vedono un esborso trasparente, un addebito su conto corrente o una strisciata di carta. Non lo vedono, non lo sanno. Dovrebbe arrivargli una volta all'anno all'interno della rendicontazione oneri e costi di MiFID. Dovrebbe arrivare entro il 30 di aprile. L'avete ricevuta? Non l'avete ricevuta? Riuscite a capirla? Vi è stata mandata in un'area dispersa dell'home banking in mezzo a 400 documenti o in mezzo a documenti di 200 pagine con una serie di fesserie burocratiche dove l'unica cosa che dovrebbe essere messa in evidenza è a pagina 180 di 185. Questa è trasparenza? Quindi ripeto, non è una lotta ai costi. Se il cliente è convinto, vuole pagare e se il suo consulente, il suo promotore è talmente bravo da giustificare queste parcelle annue subdole di 15, 20, 30 mila euro all'anno su importi
medi da, insomma, da risparmiatore medio, ma ben venga così, sono la persona più contenta del mondo, viva il business, viva chi lo sa fare bene. Il problema, ripeto, è che questi costi vengono addebitati in modo opaco e poco trasparente, come rilevato dalla Consob. Perché questa è la realtà rilevata appunto dal report Consob, scelte di investimento delle famiglie italiane nel 2023, il 70%, 7 risparmiatori su 10, non sanno come viene retribuito il loro consulente finanziario, o meglio, il 42% pensa sia gratis, non si capisce in questo modo perché dovrebbe lavorare il vostro consulente finanziario se è gratis. Questo, vabbè, c'è da capire anche, insomma, cosa ha in testa la gente per pensare che gli altri lavorano gratis. Quindi il 42% pensa sia gratis e l'altro 30% non lo sa, ovvero 7 su 10 non hanno capito che non è gratis e che il costo eccessivo, esagerato di questo servizio di collocamento di prodotti finanziari, perché questo non è manco una consulenza, è una vendita di prodotti finanziari, tra il 2 e il 3% di costi all'anno, gli viene addebitato dall'importo investito. Può essere considerato in qualche modo efficiente e trasparente un servizio di consulenza finanziaria dove le persone non sanno proprio di pagare un costo per il servizio offerto o addirittura pensano sia gratis? È trasparenza questa? Per me no, e se questo non è un gigantesco problema per i risparmiatori italiani, altro che parlare di educazione finanziaria, insegnare alle persone a scuola cos'è l'interesse composto, cos'è il lungo termine, tutte queste cose qua interessanti, diversificazione, tutto bello, noi lo facciamo da tanti anni. Questo è il vero problema, che le persone non sanno quanto vanno a pagare sui loro investimenti e questo gli drena costantemente, annualmente, dei risparmi che di conseguenza non crescono. Quindi, ora mi calmo un attimino e continuiamo. E che mi fa infervorare questa roba qua, perché l'educazione finanziaria, che educazione finanziaria? Facciamo trasparenza finanziaria, che è meglio. Quindi ripeto, importante, servizio ai risparmiatori, dove si trovano questi costi? Dove si dovrebbero trovare? All'interno della rendicontazione, oneri e costi, che il vostro intermediario, ovvero chi vi ha venduto dei prodotti finanziari, deve inviarvi ogni anno entro il 30 di aprile. Se non l'avete ricevuta, fate uno squillo al vostro tizio della banca, la MIFID, quando me la mandi mi fai vedere esattamente quanto pago ogni anno? Dopo che avete ottenuto questo, siete in grado di valutare, ho pagato 3.000 euro all'anno, però vabbè, ho guadagnato X, il tizio della banca mi ha aiutato così, il promotore finanziario mi ha aiutato cos'ha, comunque mi fa piacere che mi stia vicino. Va bene, io sono la persona più contenta del mondo se questo è il costo, però cioè, al fine di valutare un servizio, di valutare la bontà di un servizio, il valore di un servizio, dovete conoscerne esattamente il prezzo. Così metterete a confronto, ok, mi costa 3, mi costa 3.000, ma mi dà valore per 5.000, 6.000, 10.000, valore nel senso sia di rendimento che anche valore nel senso di servizio offerto e ottenuto. Abbiamo creato Planix, la piattaforma Planix, anche per questo, perché senza aspettare il 30 di aprile, inserendo semplicemente il codice ISIN all'interno della piattaforma Planix e inserendo altre informazioni di base come la quantità, quindi codice ISIN, quantità, le quote del fondo di investimento o dell'ETF che si è acquistato, e il prezzo medio di carico, si riesce a capire in maniera, in tempo reale, praticamente quanto si sta pagando, sia in termini percentuali, perché siamo connessi chiaramente a una banca dati che ci offre questi dati, sia in valore assoluto, ovvero in euro. Quindi riusciamo a dirvi, come vedete, quanto state pagando. Le banche sono restie a fare questa rendicontazione non di ricorsi, la facciamo con Planix. Infatti siamo amatissimi sul mercato, potete immaginare, anche per questo motivo, ma non ci interessa. Il nostro target sono i risparmiatori che finalmente devono lavorare, agire e investire in trasparenza. Siamo qui per questo. E non solo, con Planix non abbiamo neanche alcun problema di reputare eccessivi determinati costi, magari quelli, abbiamo detto, che superano il 2-3%. Per ora con questa carrellata sui costi ci fermiamo qua, vediamo all'interno del prossimo video qual è l'ulteriore problema di questi costi esagerati che l'industria finanziaria italiana addebita sul groppone dei risparmiatori italiani, e vediamo anche qualche soluzione di prodotto più efficiente per investire i propri risparmi ed evitare che vadano a ingrossare le tasche di chi vi vende i prodotti finanziari, ma magari rimangono nelle vostre tasche, perché ripeto, i soldi sono importanti, tutti investiamo per ottenere un rendimento, questi rendimenti ci serviranno per finanziarci la pensione, per lasciare un capitale ai nostri figli, ai nostri nipoti, per fare cose belle nella vita. Vogliamo evitare quindi che una parte di questi rendimenti svanisca nel nulla, o meglio venga trasferita nelle tasche di chi semplicemente ci ha collocato un prodotto finanziario inefficiente che tendenzialmente non batte il mercato, e lo vediamo all'interno del prossimo video. Ciao e alla prossima!